Sì, io vi ringrazio per l'invito e ora condivido le mie slide. Come ha appena detto Marianna Villa, io oggi vi parlerò di Antonella Nedda e nello specifico di un libro di Nedda che io ritengo molto bello, che ho scelto per la presentazione di oggi per due motivi che mi sembravano abbastanza. Ecco, ce la faccio a far partire questa presentazione. Dicevo, ho scelto questo libro perché proprio per riflettere sia sul fototesto che proprio sul concetto di genere letterario nella contemporaneità, mi sembrava un libro interessante proprio perché ci mostra contemporaneamente sia alcune tendenze particolarmente rappresentative della letteratura contemporanea, sia invece delle resistenze, sia rispetto proprio alla nozione di genere che ha dei modi di scrivere molto comuni oggi. E quindi partirei proprio da questa domanda, cioè di che genere possiamo parlare quando parliamo di questo libro? La vita dei dettagli esce nel 2009, quando Antonella Nedda è già una poetessa molto affermata. Nedda scrive ed è riconosciuta soprattutto come poetessa. E quindi già questo è un libro strano che si inserisce all'interno del suo percorso, perché non è propriamente un libro di poesie, ma è un libro di prose, un libro per certi versi che va verso il saggio, ma è soprattutto un libro ricchissimo di immagini. E lo si evince già se solamente guardiamo il sottotitolo di questo libro, Scomporre quadri, immaginare mondi. Continuerò, credo, a chiamarlo libro proprio perché io stesso faccio fatica a usare un'etichetta di genere nota, e allora voglio iniziare proprio a problematizzare questa questione. Perché se vi dicevo che da un lato mi sembra che sia un libro per certi versi rappresentativo della letteratura degli anni 2000, questo soprattutto per i seguenti motivi, cioè il libro di Antonella Nedda in prima istanza potrebbe essere identificato come un saggio lirico, un saggio personale o un saggio narrativo, cioè un testo che attraverso una scrittura che tende al saggio costruisce delle storie, fa dell'autobiografia. Questo è il secondo motivo di rappresentatività, mi verrebbe da dire, una certa tendenza autobiografica, è proprio il raccontare di sé, la messa in scena del proprio io. La costruzione della propria identità forse è senz'altro una delle caratteristiche, dei marchi distintivi della letteratura contemporanea, e non a caso forse anche l'elemento, oltre alla fototestualità per l'appunto, che unisce due libri molto diversi come quello di Aneb e poi il libro di Michele Mari di cui parlerà Elisa Gambaro. Il terzo motivo di rappresentatività potremmo dire che è quasi il paradosso di avere una poetessa che scrive in prosa, perché se si guarda alla produzione poetica degli anni 2000, in realtà la prosa come strumento di espressione poetico e dei poeti, in realtà è un elemento molto comune. E il quarto elemento invece è l'uso delle immagini, l'uso delle immagini che senz'altro rappresenta un elemento sempre più in vista della produzione contemporanea, che come sempre quando si parla di rapporti fra letteratura e immagini è valutato in maniera molto diversa, talvolta mi si dice spesso, ma non è che tutti questi fototesti ci sono negli anni 2000 perché gli scrittori non hanno più nulla da dire. Il caso di Anedda, ma come quello di Mari in realtà, credo che sconfessino abbastanza questo luogo comune. Però è un fatto che rispetto alla non lunghissima storia dei fototesti, che ha poco più di 170 anni, gli anni 2000 sono senz'altro il momento di maggiore diffusione. Qui in questa slide, vedete, vi ho messo alcune copertine di libri molto diversi, che però mi sembrino possano creare una sorta di panorama all'interno del quale collocare il libro di Anedda, che come vedete banalmente dai titoli, è un panorama non solamente italiano, perché questi quattro libri, che secondo me sono molto rappresentativi,
creano appunto uno spazio di espressione in cui attraverso delle forme di racconto saggistiche, un'Odissea di Mendelssohn, per esempio, è proprio il racconto dell'autore che tiene una serie di conferenze sull'Odissea di Omero, per l'appunto. Tutti questi libri in realtà sono dei tentativi di scrivere dei saggi per raccontare in realtà un'esperienza traumatica e molto spesso un'esperienza di lutto, di perdita, di assenza, che è un po' quello che vorrei mostrare parlando appunto di Aneddah, perché La vita dei dettagli in fondo è soprattutto questo, è un libro che parla di un'esperienza traumatica legata all'esperienza della morte. Se però c'è una sorta di rappresentatività, si respirano delle arie di famiglia nel libro di Aneddah, mi sembra anche che se si guarda quantomeno al mainstream della produzione italiana contemporanea, il libro di Aneddah sta davvero molto da parte, è molto diverso da tutto ciò che si pubblica e si vende maggiormente. E questo lo dimostra per certi versi anche un dettaglio forse davvero banale, ma che invece credo sia molto indicativo. Se guardate bene la copertina, la collana di Donzelli in cui è pubblicato questo libro è la collana delle saggine, quindi appunto non una collana tradizionalmente deputata alla pubblicazione di narrativa o di poesia, ma per lo più di saggistica. Questo mi sembra un dettaglio indicativo perché questo libro in fondo ha avuto la stessa sorte di un altro fototesto molto importante nella tradizione italiana, che è quello di Lalla Romano. Lalla Romano, quando nel 1975 pubblica Lettura di un'immagine, che poi verrà ristampato con il titolo Nuovo, prima romanzo di figure, poi Nuovo romanzo di figure, bene, nel 75, quando viene pubblicata Lettura di un'immagine, che nella struttura assomiglia per certi versi alla vita dei dettagli, cioè ci sono delle foto e dei testi a commento delle foto, viene pubblicato nella collana di saggistica dell'Einaudi. E questo è un dettaglio che, secondo me, indica bene quanto per certi versi sia difficile incasellare questi prodotti, queste opere. Questa difficoltà però di incasellarle credo ci mostri bene anche quanto sia vitale e importante ancora oggi la nozione di genere letterario che appunto fa da guida a questi incontri, perché forse proprio le opere che sfuggono, che non riescono del tutto a rientrare in canoni precisi dei generi, ci mostrano quanto ragionare attraverso i generi ci fa comprendere bene quelle opere. E per avvicinarmi ed iniziare ad entrare un po' dal dettaglio di questo libro, mi rimane però forse da dire davvero due cose almeno su che cos'è il fototesto. Perché il fototesto è un termine che abbraccia davvero produzioni molto diverse. Le immagini che vedete nell'alto della mia slide sono appunto due pagine della vita dei dettagli di Aneddah. Invece la fotografia nella parte inferiore della slide è un libro davvero bellissimo di Anne Carson, che è una poetessa canadese, e come vedete più che un libro è proprio un oggetto materiale in cui le immagini e le parole sono proprio incollate sulla pagina. Ho messo questa immagine sia perché è un libro molto simile a quello di Aneddah, sia perché ci mostra bene l'esempio di Carson quanto sia importante ragionare proprio sulla costruzione visuale complessiva quando abbiamo a che fare con dei fototesti. Fototesto, per darne una definizione davvero minimale, è un'opera all'interno della quale sono presenti delle fotografie riprodotte, cioè sono materialmente dentro i libri, noi le vediamo, queste foto, e delle parti di testo fatte di parole, per l'appunto. La cosa importante però è che le immagini non sono delle semplici illustrazioni, ma partecipano alla costruzione globale del discorso, per l'appunto. Noi in un fototesto, per quanto in realtà nel corso della storia si sia sempre fatto, le immagini non possiamo
toglierle senza perdere moltissimo del significato dell'opera che abbiamo in mano. E anzi, se guardate anche solamente queste due pagine della Vita dei Dettagli, se noi togliamo le fotografie da questo libro, in realtà non comprendiamo per nulla il libro che stiamo leggendo. Qui vi ho riportato una definizione di Andrea Cortellesta che mi sembra molto efficace. Lui parla di iconotesto in generale, ma il discorso è lo stesso. E quindi possiamo definire un fototesto quell'opera in cui l'immagine non dice la stessa cosa del testo o viceversa, cioè non è un'illustrazione. La prima, appunto, non si può dire un'illustrazione, tanto quanto il secondo non può essere considerato una didascalia. Nessuno dei due è subordinato all'altro in quanto l'uno prosegue e insieme sposta l'altro. Cioè la fotografia e il testo partecipano insieme, dialogano, magari si scontrano per creare il significato, il senso, per approfondire il senso dell'opera. Ora, più che dilungarmi su cosa è un fototesto, cosa fa un fototesto, come si può leggere un fototesto, vorrei provare a far emergere queste cose ragionando proprio sul libro di Anelda. Una delle difficoltà di inquadrare chiaramente quest'opera in una definizione univoca di genere sta proprio nel fatto che La Vita dei Dettagli contiene al suo interno molte cose, anzi, le varie parti di cui è composta sono per certi versi molto diverse fra di loro. Qui vi ho riportato banalmente l'indice del libro che struttura l'opera in cinque parti, ben precise e ha quasi una struttura, potremmo dire, circolare. In cui la prima e l'ultima parte, cioè la sezione ritagliare e collezionare perdite, sono quelle che contengono le immagini, invece le tre centrali, un museo interiore, ritratti e camminare, sono semplicemente delle parti di puro testo. Queste parti centrali sono dei capitoli in cui troviamo dei ritratti di scrittori o poeti, delle riflessioni saggistiche sull'arte e nella sezione intitolata Camminare, delle prose autobiografiche. Queste sezioni centrali sembrerebbero quasi, come dire, un corpo a sé stante rispetto alla prima e all'ultima. Invece, se noi guardiamo alla totalità dell'opera, proprio e qui si capisce il senso del saggismo di Anelda. Queste parti centrali, dicevo, queste parti più saggistiche e autobiografiche, sono una sorta di metacommento, di modo obliquo di parlare della propria esperienza. Cioè, ragionando sull'arte, raccontando le esperienze di altri pittori, di altre pittrici, di poetesse che Anedda ama o delle sue passeggiate, in realtà Anedda sta cercando di nascondere sotto questi discorsi il contenuto traumatico di cui in realtà sta parlando, cioè l'esperienza della morte, per esempio, e soprattutto del rapporto che si ha con gli altri quando stanno per morire. E questo si evince bene proprio dalle sezioni iniziali e finali, che sono quelle su cui mi concentrerò maggiormente perché sono appunto quelle propriamente testuali. Come sono fatte queste sezioni? Ritagliare e collezionare perdite. Sono in fondo una sequenza di immagini affiancate a delle ekphrasis, cioè delle descrizioni di queste immagini, che però non si limitano a descrivere, ma ad aprire dei microcosmi, a raccontare delle storie, ad approfondire o a utilizzare le immagini solamente come pretesto per in realtà creare delle vie di fuga, dice quasi Anelda. Vorrei tornare un attimo ancora al sottotitolo di questo libro, Scomporre quadri, immaginare mondi. Tutto il libro di Anelda è fondato sull'idea del dettaglio, perché magari anticipo alcune slide. Le immagini che noi troviamo
in questo libro sono appunto dettagli di opere d'arte, note o meno note, alcune sono molto facilmente riconoscibili, altre no, ma non è questo che importa ad Anedda, infatti non mette delle didascalie alle immagini. Quindi il dettaglio è soprattutto un dettaglio visuale. Questo dettaglio visuale è trattato da Anedda quasi come se fosse un feticcio. E questa nozione di feticismo è utile se noi la prendiamo non come una nozione patologica o negativa, come spesso è stata interpretata, ma come una nozione in fondo neutra. Perché, come è stato spiegato da chi si è occupato di feticismo in anni più recenti, una delle funzioni del feticismo è proprio quella di esorcizzare il trauma di una perdita, per l'appunto. Perché il dettaglio, più che essere collezionismo, nel libro di Anedda svolge soprattutto una funzione, potremmo dire, sciamanica, apotropaica. Il collezionismo serve a una sorta di cura, di tentativo di scrivere una narrazione, di comporre un mosaico di immagini e parole per iniziare un processo di cura e di confronto con la perdita e con la morte, per l'appunto. Ma il dettaglio svolge anche una funzione narrativa, perché proprio a partire dai singoli dettagli, Anedda crea e intesse le sue narrazioni. Qui, scusate, in basso vi ho riportato proprio un passaggio dell'introduzione del libro dove credo che questo elemento sia espresso in maniera molto efficace. Nato da una prigionia, scrive Anedda, questo libro progetta una serie di fughe, intravede terre inesplorate. Di colpo, ciò che sembrava trascurabile si è fatto unico, lo sfondo si è ribaltato in un primo piano. Nessuna gerarchia, ma una trasgressione che inizia proprio dalla necessità di avvicinarsi e di subbidire alla distanza. Questi dettagli, per l'appunto, vengono presi come dei dettagli isolati. Vi dicevo, Anedda non dice mai da dove vengono, perché non è questo che importa. Quello che le importa è appunto prendere il dettaglio come fatto in sé e quasi operare di compiere un'operazione di ritaglio e cucitura. Proprio l'idea della cucitura, della tessitura, è un'idea che nell'opera di Anedda è davvero molto frequente, perché rimanda a almeno due questioni fondamentali, cioè la cucitura, la tessitura, proprio l'immagine del tessere è, potremmo dire, l'immagine che metaforicamente restituisce l'idea dell'unione, della ricomposizione dei frammenti, della ricostruzione, di qualcosa che è sbrindellato, rotto, e noi lo ricuciamo insieme. È appunto quello che cerca di fare Anedda in questo libro, di ricucire le fratture, le ferite soprattutto, di ricucire le ferite per l'appunto. E questa immagine della tessitura però in Anedda e anche in varie esperienze artistiche contemporanee è anche strettamente legata alla ripresa, alla riscoperta di un sapere tipicamente femminile, perché appunto l'operazione della ricucitura, della tessitura è stata storicamente un'attività, un lavoro e anche un'esperienza culturale tipicamente delle donne. Ma la tessitura, anche nel rimando, come dire, lessicale alla trama, rimanda anche alla costruzione del racconto. Quindi, attraverso proprio questa immagine del ritaglio che va ricucito, Anedda costruisce proprio a partire da questo insieme di significati tutto il libro. Che vi dicevo, nella prima parte è un libro fatto di un dettaglio di un quadro, di un'opera d'arte, di una fotografia e una prosa. Se noi iniziamo a guardare un po' come sono fatte queste prose, intanto ci accorgiamo che non parlano direttamente dell'opera, o quantomeno il loro scopo non è commentare o descrivere il dettaglio artistico, ma piuttosto possiamo dire che
il dettaglio artistico e la prosa parlano insieme del mondo, parlano insieme dell'esperienza. E uno dei dettagli che mi sembra più emergano con più forza quando iniziamo a leggere le prose di Aneddah è il costante tentativo di parlare a qualcuno. C'è una continua e quasi una necessità di rivolgersi a un tu. Qui ve ne ho messo un po' di esempi sparsi, da cui però possiamo vedere quanti significati diversi in realtà queste allocuzioni hanno. Perché da un lato questo tu è contemporaneamente tu lettore, a cui talvolta vengono dati anche delle istruzioni, quasi degli ordini, immagina i morti come creature, oppure se guardi bene forse puoi condividere con me. Sono quasi delle istruzioni che l'autrice dà per immaginare e creare un mondo a partire da un singolo dettaglio visivo. Questo tu però si rivolge anche a qualcuno che non c'è molto spesso. Tu che sei morto, per l'appunto. E molto spesso il tu non vede. Due donne che non vedi fluttuano sulla schiena, oppure ci sono pecore che non vedi. È quasi come se si creasse una contrapposizione fra l'io che scrive, che è quasi condannato a vedere, mi verrebbe da dire, e il tu assente, che non c'è e non può vedere. Quindi la dimensione della visione è strettamente collegata a chi è rimasto in vita e continua a guardare. Un altro dettaglio interessante di questi discorsi al tu è che sono quasi sempre alla prima persona. Tu che sei morto, scusate, sono quasi sempre al tempo presente. Tu che sei morto, quella che ami guardare, tu indietreggi. Questo mi sembra un dettaglio interessante perché da un lato il tempo presente, l'uso del presente è il tempo verbale principale dell'ecfrasi, perché serve appunto a mettere in risalto i dettagli che si stanno descrivendo. Ma mi sembra interessante anche perché esprime una sorta di paradosso tipico del discorso che si fa a chi non c'è, che è stato, secondo me, descritto in una maniera perfetta da Roland Barthes nei frammenti di un discorso amoroso, dove dà conto proprio del paradosso di parlare a una persona che non c'è e quindi a partire da questa situazione di com'è proprio il presente. Vi leggo questo breve passaggio dei frammenti di un discorso amoroso che credo descriva benissimo la situazione che si trova nel libro di Aneddah. All'assente io faccio continuamente il discorso della sua assenza, situazione che è tutto sommato strana. L'altro è assente come referente e presente come allocutore. Da tale singolare distorsione nasce una sorta di presente insostenibile. Mi trovo incastrato fra due tempi, il tempo della referenza e il tempo dell'allocuzione. Tu te ne sei andato, della qualcosa soffro. Tu sei qui, giacché mi rivolgo a te. Io so allora che cos'è il presente, questo tempo difficile, un pezzo di angoscia pura. Ecco, questo è, credo, la situazione centrale da cui parte, attraverso cui si costruisce la vita dei dettagli, con la differenza che appunto la costruzione del libro diventa proprio un percorso, una pratica di cura del sé di fronte a queste a questo trauma. Se invece ci concentriamo, se andiamo a guardare soprattutto le immagini di questo libro, abbiamo detto che appunto sono dettagli estrapolati da opere d'arte, ma mi sembra indicativo che la maggior parte di questi dettagli
La maggior parte di questi dettagli sono dei elementi corporei, dei dettagli del corpo. È come se il corpo venisse rappresentato in maniera frammentaria solo per singoli pezzi e non può essere mai visto intero. È come quasi se, e questa è una strategia abbastanza comune in tutte quelle narrazioni sulla malattia e sulla perdita, come se si volesse rimuovere il corpo, perché appunto l'emblema dell'elemento traumatico. Non posso vederlo in maniera intera, perché appunto quel corpo è il motivo della sofferenza, perché sta morendo o appunto non c'è più. Ma un aspetto interessante è che dei vari dettagli corporei che troviamo c'è una certa insistenza sui piedi. E c'è una certa insistenza sui piedi, io credo, perché sono proprio i piedi che aprono direttamente un ponte con il tema della morte. Perché è come se fossero delle briciole che ci portano al punto del libro in cui finalmente si capisce in maniera scoperta che il tema e il rapporto fra queste immagini e i testi è tutto costruito su un'esperienza personale di morte. Quella che vedete qui nella slide è l'ultima immagine della prima sezione e il testo che appunto l'accompagna. Dal punto di vista compositivo, se voi prendete La vita dei dettagli, e guardate, la prima sezione è fatta proprio tutta in questo modo. Sulla pagina di sinistra ci sono le immagini e sulla pagina di destra ci sono questi testi per lo più brevi. L'immagine, qui il dettaglio, è facilmente riconoscibile, è appunto un dettaglio del Cristo morto di Mantegna. E appunto questo tentativo di arrivare per tappe proprio attraverso il dettaglio dei piedi, e come può essere letto quasi come un ulteriore tentativo di esorcizzare la morte, riportandola ai suoi aspetti più bassi, più umili, più desacralizzati, per l'appunto. Queste due pagine del libro di Anelda mi hanno sempre fatto pensare, fin dall'inizio, a una poesia molto bella di Giovanni Raboni, che è contenuta in Cadenza d'inganno, dove la poesia si intitola Amen, e in cui a un certo punto Raboni scrive che in poche cose c'è meno dignità che nella morte, meno bellezza, ribaltando un enorme luogo comune, appunto, per lunghissimo tempo ha portato a estetizzare la morte, per l'appunto, e mi sembra che qui Anedda voglia fare esattamente la stessa cosa, mostrare quanta poca dignità, quanta poca bellezza ci sia proprio nell'esperienza del morire e della morte. E infatti, se noi leggiamo questa prosa, questi elementi mi sembra che siano abbastanza evidenti. Sono i piedi di un morto. E guardiamo anche l'uso di questo articolo indeterminativo, sono i piedi di un morto. Qui il fatto che sia il Cristo quasi non ha nessuna importanza. Si cerca di universalizzare questa esperienza, è un morto qualsiasi. A volte nelle camere ardenti li legano con un filo di nylon perché non si divaritino. Qui sono allineati su un marmo rosso venato di marmo bianco, la pietra dell'unzione su cui lo avrebbero messo prima di ungere il corpo. In origine il marmo era solo rosso, le lacrime, dice un Vangelo apocrifo, lo hanno solcato di bianco. Il pittore tenne con sé il quadro fino alla fine, insieme alla sua collezione di monete antiche. Quando lo dipinse, aveva appena perso due figli, Federico e Girolamo. Vedo la sua vita intirizzire, secca come una ciotola di tempere, rivedo me stessa davanti a piedi simili. Questo non è solo un Cristo morto, ma il ritratto della nostra vertigine davanti a ogni morte, la sua veduta aerea. L'occhio percorre un paese deserto. Devo smettere, le forze mi abbandonano. Questo
Questo libro è impossibile, questo libro è infinito. Qui appunto si vede sia questo tentativo di astrarre dall'immagine, dal singolo dettaglio, per aprire un microcosmo del tutto diverso, di riportare l'immagine del Cristo a una situazione molto più umana, che viene raccontata con freddezza e quasi brutalità. La morte non solo è ridotta ai piedi, ma è proprio contestualizzata in una camera ardente e allusa in una situazione quasi indecente. Il filo di nylon con cui si negano i piedi rimanda al tentativo di evitare delle perdite sgradevoli, per l'appunto, che potrebbero uscire dal cadavere. E a questo punto nella prosa è come se si fondessero lo sguardo e l'esperienza del pittore, quando lo dipinse aveva appena perso i due figli, e l'esperienza e lo sguardo della scrittrice. Ritrovo me stessa davanti a piedi simili. E quindi la chiusura riporta direttamente sull'esperienza dell'io. L'esperienza dell'io che è continuamente connessa all'esperienza generale. Questa è la nostra vertigine davanti a ogni morte. E però Annetta sta raccontando anche, e sta partendo proprio dal racconto della sua esperienza personale. Infatti la chiusura riporta il focus sull'io, riprendendo un altro topos, questo davvero millenario della letteratura, cioè la difficoltà della scrittura, l'inesprimibilità, l'ineffabilità. Questo libro è impossibile, questo libro è infinito. E proprio perché questo libro è impossibile, di fronte al trauma di questa morte, ecco che le tre sezioni successive diventano quelle sezioni di finti saggi, attraverso le quali, anche attraverso il saggio, Annetta cerca di raccontare, cerca di approfondire, di allargare, di spostare questo discorso sulla morte. Appunto, è una sorta di saggismo che si sfilaccia, si sgretola e cerca di nascondere dietro una forma, un trauma. Qui vi ho riportato solamente due esempi di come attraverso il saggio l'esperienza privata e personale emerga con forza. Qui nella prima citazione Annetta sta parlando di Bill Viola, un video artista contemporaneo, e a un certo punto scrive: avevo 7 anni quando ho visto morire una persona che amavo. Da allora, per semplice destino, mi è capitato di trovarmi vicino a chi moriva. Ogni volta l'assenza, la trasformazione del corpo in un cadavere, il vuoto, gli oggetti abbandonati, il silenzio, tutto ciò che noi vivi chiamiamo morte, non ha mai smesso, quietamente, inutilmente, di ossessionare. I lampioni tremano. La solitudine tinge una parola che presto diventerà sangue. La memoria si incrocia con il rogo verde cupo dei due cipressi nel quadro visto al Metropolitan di New York, con le stelle della notte stellata e cipresso che inghiottono l'intero spazio del quadro del MoMA. L'anno in cui affidai alle acque dell'Hudson, deve essere un fiume visto per la prima volta, due barghette di carta con i nomi di due persone care morte. E anche solamente a partire da queste due citazioni mi sembra che emerga un'altra caratteristica, secondo me molto interessante, di questo libro, che lo rende anche un libro molto bello, cioè la tendenza a distanziarsi dal proprio io e contemporaneamente a farlo diluire nella realtà circostante. Cioè, rispetto, a differenza di tantissima narrativa contemporanea, in cui il parlare della realtà esterna è molto spesso, a mio avviso, un pretesto per in realtà parlare di sé, Annetta qui credo che stia facendo qualcosa di molto più sottile. Non usa la realtà esterna come pretesto, ma diffonde il proprio io, la propria soggettività, in ogni elemento della realtà esterna, facendo parlare quella realtà e parlando lei insieme a quella realtà. E quindi tutto ciò che è altro, tutto ciò che sta fuori,
parla insieme, si compenetra con l'io, senza schiacciare l'uno sopra l'altro. Questo si vede anche bene nel modo indiretto attraverso cui parla della morte e del lutto. Credo di aver già quasi finito il mio tempo, quindi arrivo all'ultima sezione di questo libro, che riprende alla perfezione i fili e le fughe, per l'appunto, per riprendere un termine di Anedda, che erano state aperte dalla prima sezione. In questo caso, le immagini che noi vediamo in quest'ultima sezione non sono più dei dettagli di quadri, ma sono delle fotografie scattate dalla stessa Anedda. Intanto è interessante proprio il titolo di questa sezione, Collezionare perdite. Appunto una sorta di paradosso, come si fa a collezionare qualcosa di impalpabile, di assente come la perdita, e che però richiama di nuovo a quasi quella dimensione apotropaica del collezionismo, appunto, mettere insieme, salvaguardare degli elementi, finanche le perdite, per l'appunto, per rispondere, quasi affidarsi a una sorta di pensiero magico che possa farci fare i conti con la morte. Vi ho messo queste immagini nello specifico perché mi sembra che richiamino, quasi rispondano proprio alle questioni di cui vi ho parlato poco fa. Cioè, se c'era una certa insistenza sui piedi nella sezione iniziale, ecco che qui invece compaiono le mani, quasi a ribaltare la situazione, a mostrare delle vie di uscita, di cura, per l'appunto. E queste mani mostrano di nuovo bene il legame con la cucitura, con il ritaglio. Perché in questa prima immagine le due mani sono in realtà una mano della stessa Anedda e il ritaglio di una mano di carta, che sta appunto lì come sostituto fantasmatico della persona assente, della persona morta. E queste immagini, queste fotografie sembrano quasi anche per certi versi spettrali, fotografie di fantasmi, per l'appunto. E qui, ancora in maniera più evidente, in queste prose, Anedda si rivolge direttamente al lettore, ma in realtà anche a se stessa, con delle vere e proprie istruzioni. Ecco, prima vicine su un cartone, poi incollale lontane. Guarda questa immagine. Una mano è mia, quella che sembra la sua ombra, e l'ombra di carta della mano di un corpo assente. Quindi la ricucitura inizia quasi ad avere una funzione catartica che si vede bene se noi guardiamo i titoli di queste prose. Ora, nel caso della prima immagine era nella pagina precedente che non ho riportato nella slide, ma se guardate l'immagine di mezzo, vedete che il titolo è Depossedere, deporre, esercizio numero 2. Tutti questi testi sono creati proprio come se fossero degli esercizi, quindi con delle istruzioni, delle indicazioni da seguire. E questi esercizi, o meglio, questi testi sembrano degli esercizi, vengono inquadrati come degli esercizi perché vogliono rimandare a una sorta di situazione rituale, quasi a una sorta di gioco che permette catarticamente di superare l'esperienza traumatica. Ora prova a pensare di perdere davvero chi ami per sempre. Chiama pure in aiuto l'intera filosofia. Non ci riuscirai. Non puoi fingere, non puoi inventare, non puoi giocare, non puoi scrivere un nome, non puoi mettere una fotografia. Poi succede, spesso di colpo, senza preavviso. Senti che vento e come vi scardina. Solo dopo cercherai di raccogliere un irresto. Ritaglia l'insopportabile, scomponi la pena, traccia un nuovo recinto dove aspettare.
la vostra prigione. Raccolgo impronta, stoffa, calligrafia. Condivido queste tracce, sono vere, con te che leggi, con te che so, hai perduto. Eppure, continuo a vivere. Continui, non puoi, non posso. Eppure, come sopportare? Prova. Dai verità alla perdita, guardala dall'alto. Lo spazio dice, una volta dispersa, è irriconoscibile. Il naso, un triangolo. Il collo, un cono, le mani, rombi, gli occhi, vuoto con ombre. Una veduta aerea dei visi, dei gesti, degli oggetti, annulla i confini. Dall'alto tutto è solo una distesa di pace. Vorrei concludere proprio facendo qualche riflessione su queste ultime due immagini, che riprendono di nuovo dei frammenti di corpo, dei dettagli corporei, proprio come avveniva nella sezione iniziale, ma qui il movimento è esattamente di segno opposto. Qui si sta rifacendo un collage, si stanno riunendo insieme i pezzi, si stanno ricucendo. In fondo è un po', per fare un paragone molto azzardato, l'operazione Frankenstein, per l'appunto. Si cerca di ridare di nuovo vita reincollando fra di loro pezzi diversi di corpo. È un po' quello che cerca di fare, appunto, in questa maniera un po' paradossale, anche Anedda, attraverso la scrittura e le immagini, componendo delle opere che sono appunto insieme di testi e di immagini. L'operazione del collage, della ricucitura, del ritaglio, e anche la descrizione di quello che è il fototesto di Anedda, appunto, un'operazione di tagli, i dettagli che sono visualizzati nel testo, di ricucitura, di rimontaggio di queste immagini all'interno di un'organizzazione tutta nuova, e una nuova tessitura che cerca di ricomporre il trauma e appunto di rimettere insieme il corpo frantumato, il corpo perso, di suturare le ferite. E quindi per l'appunto quasi per cercare di allontanarsi finalmente da questa esperienza che è ancora così problematica e finalmente di cercare di vedere attraverso questa ricucitura solamente una distesa di pace, appunto, come dice la chiusura di questo testo che, per tornare un po' al discorso sui generi, non saprei neanche io dire se è una poesia, una prosa frantumata, una serie di aforismi. E anche questo un testo fatto forse di ritagli e ricuciture, per l'appunto, e che in piccolo mostra tutto, tutta l'operazione di Anedda, che appunto nella vita dei dettagli è una grande composizione, quasi la creazione di un atlante visivo, verbo visivo, sull'esperienza della morte e della perdita, ma soprattutto del morire anche, perché questa l'esperienza che fa da filo conduttore un po' a tutto il libro. Io magari mi fermo qui, lascio la parola a Elisa Gambaro, vi ringrazio per l'attenzione e poi naturalmente possiamo riprendere tutti i discorsi a cui ho accennato se ci sono delle curiosità. Bene, sì, sicuramente un intervento davvero interessante e quindi chiedo ai docenti se hanno curiosità o domande o seppure vogliono condividere magari delle esperienze didattiche, se hanno usato dei fototesti in classe oppure come userebbero in classe appunto, un testo di questo genere, di magari scrivere in chat oppure nella sezione domande e risposte, poi noi la girerò al relatore, appunto, domande o appunto, condividere esperienze. Si è intanto collegata Elisa Gambaro, che come ho prima annunciato... Ma sono sempre stata qui, ero solo nascosta. Sì, lo so, è nascosta, è visibile.
quindi che appunto ci ha accompagnato nei scorsi incontri, che appunto si occuperà di questa seconda parte relativa a Michele Mari. Elisa Gambaro appunto insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Milano e tra le ultime pubblicazioni trovate online in open access i suoi lavori su Elena Ferrante e Vitaliano Trevisan su Allegorie, quindi si possono recuperare e leggere tranquillamente in open access. Allora lascio la parola per questa seconda parte su Michele Mari. Grazie Marianna, buongiorno a tutti. Dunque, i testi che abbiamo scelto per questa ultima puntata di Insegnare per Genere sul fototesto non sono libri facili e diciamo, hanno una spendibilità didattica controversa. Tuttavia, proverò a illustrare adesso. Vi condivido le mie slide. Proverò a illustrare alcuni spunti, alcune suggestioni che possono magari guidarvi o ispirarvi nella vostra pratica didattica. Allora, sul fototesto, diciamo che non è una tipologia nuova, perché insomma è un genere che ha già una lunga storia. Basta citare questo libro che ha già citato prima Giuseppe. Insomma, fototesti se ne sono scritti da decine d'anni. La grande vivacità del genere fototesto nella nostra epoca è da imputare, secondo me, primariamente come al solito, alle condizioni materiali in cui si scrive, perché di solito ormai i libri si scrivono con un computer attaccato a internet e perciò viene molto facile metterci delle immagini. Il fototesto è inoltre un genere che può presentare elementi di prossimità con quella che è l'esperienza estetica e l'esperienza culturale in senso più vasto dei nostri studenti, perché forse più di noi sono completamente immersi in un flusso ininterrotto di immagini. Allora, il libro di cui vi parlo oggi è secondo me il più bello di Michele Mari, Leggenda Privata, è un libro che è uscito nel 17 ed è un libro come si dice, autofinzione, perché protagonista è un personaggio che si chiama Michele Mari e la storia della sua infanzia, della sua adolescenza e della sua famiglia. E ad avvalorare la vicinanza tra autore reale, narratore e personaggio contribuiscono appunto le fotografie, perché questo libro è un libro complicato ma non illeggibile. Scusate, qui c'è luce del sole che mi dà fastidio. Che però è fatto di tante fotografie che sono fotografie effettivamente dell'infanzia di Mari e della sua famiglia. Quella fotografia di copertina vede un piccolo Michele Mari con davanti sua madre. La fotografia è stata scattata dal papà. Oltre che un fototesto, il libro è soprattutto un romanzo familiare. Allora, Leggenda Privata. Va detto, non è nato nella testa dell'autore come fototesto. E questo viene detto da Mari, ennesima dimostrazione della legge per cui i libri si fanno poi veramente si fanno in casa editrice, non si fanno soltanto a partire dall'impulso creativo di chi li scrive.
Qui nell'intervista che è stata fatta a Mari da Claudio Mazzagalanti dice: in leggenda privata per la prima volta hai anche inserito fotografie all'interno del testo, e lui risponde: le fotografie sono state un'idea delle Einaudi. Quando hanno visto quella che ho proposto per la copertina, mi hanno chiesto se ne avessi altre. Le ho fatte vedere e mi hanno detto che sarebbe stato bello inserirle. Già, l'ho fatto. È stato molto naturale, erano immagini che corrispondevano a tanti passaggi scritti. Il libro l'avevo già scritto tutto senza foto, quindi ho dovuto rimetterci mano per creare gli incastri. In alcuni casi mi sono limitato a inserire l'immagine tra due paragrafi, in altri l'ho dovuta sorreggere con un piccolo ingresso verbale o una didascalia. In realtà, questo libro non è il primo fototesto di Mari, perché per l'editore Corraini, 2 anni prima, nel 2015, Mari aveva pubblicato questo libro, Asterascher, autobiografia per feticci, che è però un fototesto dove le foto primeggiano sul testo scritto. È un libro quasi completamente illustrato e infatti è firmato sia da Michele Mari ma sia anche dal fotografo. È un libro quasi completamente illustrato. Dove le immagini sono le immagini delle case di Mari, la casa di Nasca, teatro peraltro di leggenda privata, la casa di Milano, e di una serie di feticci. Per esempio, queste sono tutte le matite usate negli anni di studio liceali e universitarie che sono state raccolte. Questo per farvi capire un po' il tipo di rapporto nevrotico, maniacale, ossessivo che è anche. Che poi è diventato maniera che l'autore intrattiene con la propria biografia e con il proprio passato. Questo libro vede però una dominanza della parte fotografica, le didascalie autoriali si limitano o a citazioni dalla propria opera precedente, perché a questo punto, a questa altezza cronologica, Mari è un autore che ha già una bibliografia piuttosto corposa o brevi testi nuovi. Dopo l'uscita di Leggenda Privata nel 2017, questo libro è stata fatta una seconda edizione accresciuta con delle pagine aggiuntive. Detto questo, Leggenda Privata non è soltanto un fototesto, non è soltanto un romanzo familiare, è anche un testo di autofinzione, perché ciò che viene messo al centro è il rapporto tra un io biografico e un io finzionale. Vedete, questa è la casa di Michele Mari e queste fotografie che compaiono identiche all'interno del libro sono fotografie che sono in casa sua. I libri di autofinzione esigono comunque risposte più sottili da parte dei lettori, ma qui sta anche il motivo del loro interesse e anche la loro spendibilità didattica, perché il lettore è preso in un gioco secondo cui deve capire o comunque riflettere sulla differenza tra un io biografico e un io invece testuale. Ogni mediazione, la scrittura è mediazione, e quindi ciò che viene messo in scena è un personaggio che nasce dalla biografia, ma biografia non è. Sul rapporto tra letteratura e vita si interroga tutta l'opera di Mari. E vi posso dire che a vincere è sempre la letteratura, mai la vita. Leggenda privata è fatto, se vogliamo schematizzare, di 3 livelli di testo, perché ci sono le fotografie, che sono alternate con brani di scrittura. Questa scrittura comprende anche una messe abbastanza cospicua di autocitazioni, e però questi brani di scrittura raccontano una storia. Quindi il libro non è un libro di prose liriche, è proprio un romanzo che racconta una storia. E poi Mari
adotta anche manieristicamente, secondo insomma, la sua cifra, una prassi che gli viene da Gad, da Arbasino, cioè quella delle note a piedi pagina. Queste note a piedi pagina però non sono pesanti né sono di tipo, diciamo così, divagatorio. Sono anche note che hanno una funzione informativa, spesso pleonastiche, e che, questo mi sembra che non l'abbia detto nessuno, però indicano comunque anche una volontà di un autore capricciosamente idiosincratico, coltissimo, una volontà di dialogare con un pubblico un po' più vasto e di dialogare anche con le giovani generazioni, perché se noi troviamo una nota come questa, no, ti prego non recidere forbice quel volto, e poi la nota ci spiega che è una celebre poesia delle occasioni nella sezione Mottetti, beh, il lettore solito di Mari, o il lettore elettivo colto, questa cosa la sa già, la sappiamo già da dove viene questo verso, che è un verso famosissimo. Evidentemente la nota però si rivolge a un lettore di tipo nuovo, magari anche a un lettore più giovane, e qui vi ho messo anche altri esempi di note dove si spiega il riferimento a Shining di Kubrick, oppure sono note proprio informative, perché spiega, siccome il libro è la storia di una famiglia, ma una famiglia importante, perché il papà di Michele Mari è stato un grande designer italiano, e la madre ha pure partecipato alla vita culturale di questo paese, le note spiegano anche chi sono stati personaggi o attori o protagonisti di quel mondo, di quella stagione culturale, con tanto di bibliografia. Quindi spiega chi fosse Aldo Carpi, chi fosse Ludovico Barbiano di Gioioso, eccetera. Questa, secondo me, è una preziosa funzionalità didattica del libro che può accortamente essere sfruttata. Sulle fotografie e sulla loro disposizione si potrei parlare mille ore, ma basterà dire che la prima e l'ultima fotografia sono le uniche due fotografie che mettono in scena il protagonista con la madre. La prima è la fotografia di copertina e l'ultima fotografia è la fotografia della separazione, dell'estate della separazione dei genitori. La storia familiare che viene raccontata è una storia familiare piena di paura, piena di violenza e anche piena di imbarazzo. Se noi ho provato a fare questo esercizio, vediamo un po' come sono disposte le fotografie, vediamo che due sono le foto con la madre, del narratore protagonista con la madre, la prima e l'ultima foto, sei sono le foto con il padre e una sola foto con i genitori assieme. Queste sono le foto con il padre, il primo terzetto è Michele Mari bambino col papà e il secondo terzetto è un pochino più cresciuto e l'unica foto con tutte che ritrae il terzetto familiare è una foto in cui il piccolo Mari ha appena preso una sberla. È documentata anche perché si era ormai deciso che la foto con l'autoscatto si doveva fare, anche un'effettiva sberla appena presa. Leggenda privata è un libro difficile perché c'è diciamo, tanta elaborazione biografica, ma c'è anche tanta letteratura. Ci sono autocitazioni, ci sono citazioni, c'è soprattutto un io narrante che mentre racconta del proprio passato non molla mai un attimo la presa e continua a commentare
definire, ridefinire, correggere. C'è anche un grande gusto di divertimento letterario, il libro è pieno di giochi di parole, di giochi onomastici e quindi diciamo è una testualità stratificata che pone comunque dei problemi di lettura. Tuttavia non è un libro che non si legga, mantiene comunque un buon livello di leggibilità. È un libro, tuttavia, che oltre all'incastro tra apparato iconografico, note a piedi pagina e narrazione vera e propria, si frammenta a sua volta in due, per non dire tre, linee narrative. Cioè, Mari non si limita a raccontare solo retrospettivamente la storia della sua infanzia e della sua adolescenza e dei difficili rapporti con mamma e papà, ma costruisce due linee narrative. Una è una linea narrativa nel presente in cui il narratore si immagina perseguitato da una serie di mostri che sono bruttissimi e schifosissimi, rappresentanti di accademie che lo obbligano a scrivere il romanzo. Tutte queste parti, che sono ricorrenti nel testo, sono intonati a una disposizione comica grottesca. E sono collocate nel presente della scrittura. C'è poi la parte che a noi interessa di più ed è la parte più riuscita dell'opera, che è invece il romanzo familiare vero e proprio, quindi il racconto dell'infanzia e dell'adolescenza. E qui però le parti si rovesciano, perché il vero romanzo dell'orrore è il romanzo familiare, quindi la parte realistica della narrazione e non la parte fantastica, cioè la parte dedicata alle accademie orrorifiche. Peraltro, secondo me, ma era stato notato già nella recensione che del romanzo fece Mario Barenghi, che trovate sul sito di Tirature, l'ho già fatto negli altri incontri, ma volevo segnalarvi appunto la presenza di questo archivio dell'annuario Tirature, che è online ed è molto comodo nel momento in cui volete occupare o volete cercare notizie di opere più o meno contemporanei, libri contemporanei. C'è un database grande, trovate dei saggi non accademici, quindi anche abbastanza leggibili, e insomma ve lo segnalo. Già Barenghi aveva sottolineato che diciamo, le parti del racconto che riguardano questi accademici che tormentano l'autore, che sono anche controfigura di noi lettori, alla lunga risentono un po' della cifra manieristica barra ripetitiva dello scrittore, risultano un po' noiose, mentre la storia dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso il rapporto con i genitori è una storia pazzesca che prende, e secondo me prende anche i ragazzi e può essere comunque usata in classe, perché mette in scena anche un tema che riguarda tutti, insomma, perché siamo tutti cresciuti o nati in famiglie diverse, ma il tema è davvero universale e può essere usato in una molteplicità di direzioni didattiche con diversi scopi formativi. Vero è che la famiglia che viene raffigurata qui, sia per quanto riguarda mamma e papà, sia per quanto riguarda anche il figlio, ovvero il piccolo Michele Mari, è una famiglia un po' particolare. Questi sono lui, grande designer, lei, designer purella, ma una donna che non riesce a avere riconoscimento del proprio valore, e la prima presentazione di papà e mamma è abbastanza emblematica.
Comunque, primo grumo, un carico mica da ridere, mio padre. Che mio padre sia stato un genio è cosa troppo conclamata perché io la debba qui argomentare. Che il suo carattere si collochi all'intersezione di Mosè con John Huston, mi pare che il mio rapporto, se colui sia stato un cimento stremante ancora, è abbastanza vulgato. Che la mia ammirazione per lui sia stata tale da impedire sul nascere ogni sano antagonismo non è sfuggito ai pochi allibiti testimoni. E che, insomma, tutto questo per dire che, poiché la specifica qualità del mio rapporto con lui è stata nel tempo un ammirato terrore, adesso che egli è indebolito dalla vecchiaia e dalla malattia, io letteralmente non lo riconosco più. Proprio nell'insorgere di un'inedita pietas, sentendo anzi di abiurarlo e di offenderlo. Noto madre, ora veloci. In un libro scrissi di un gemino parto e della scissione delle cellule. Perché sei così? Disse, sai perché sei così? Disse mentre la sua mano disegnava un dodecaedro su un foglio, perché ti vuoi fare del male. E sai perché? Perché sei figlio di tua madre. Io ti ho dato l'intelligenza e la forza e te ne ho dato tanto, dell'una e dell'altra, ma lei ti ha dato la fragilità e ti assicuro che ne è bastata pochissima. In entrambi i brani c'è del vero e del falso, ovviamente, il che sconcerta gli accademici, che mi vorrebbero tutto falso per avermi tutto vero la pretesa. Allora, questo è un brano anche questo molto denso, diciamo che i genitori vengono delineati sulla base di caratteristiche opposte complementari, il padre è emblema di un percorso di ascesa, perché Enzo Mari diventa davvero un grande designer, ed è però una personalità, che dire ingombrante è poco. La madre invece intraprende un percorso di discesa, cioè di fallimento, umiliazione, masochismo. Vedete come è stratificata la pagina di Mari, perché qui vi ho sottolineato le fonti da opere precedenti e soprattutto come è intricato il rapporto tra vero e falso e tra vita e letteratura. C'è anche da dire che i ruoli parentali si dispongono in modo abbastanza simmetrico anche per quanto riguarda le due tipologie di racconto prevalenti, cioè il padre abita soltanto le parti di racconto realistico familiare, per mio padre solo il vero era buono, e invece la madre abita anche sia il racconto realistico, quindi la storia della famiglia, ma fa spesse volte capolino anche nelle parti di racconto fantastico. Qui vi ho lasciato la slide, non mi sto per dimostrare questo assunto, non mi sto a dimostrare, a dilungare su questo. E sarebbe anche interessante, ma vi lascio la slide senza dilungarmi, vedere un po' come è fatta anche la temporalità romanzesca, perché i dialoghi con i mostri avvengono nel presente della scrittura, le memorie familiari sono collocate nel passato e poi c'è una storia che fa da l'unione tra presente e passato, che è la storia del vagheggiamento di una ragazza. È anche questo un espediente letterario, secondo me, non del tutto riuscito, ma che tiene insieme i vari livelli del testo. La questione è vita letteratura. Il personaggio è un personaggio che si mette a nudo e racconta anche gli aspetti più, per così dire, scabrosi o se non scabrosi, imbarazzanti del proprio vissuto. Per esempio, ci racconta che questo bambino e poi ragazzino, fino a età avanzata, cioè fino all'adolescenza inoltrata, ha questo problema di fare la pipì a letto. E questi particolari vengono buttati sulla pagina come sfida per dare soddisfazione alla curiosità degli accademici mostruosi, che sono una controfigura di noi lettori, perché anche noi vogliamo sapere di più di questi personaggi, che sono personaggi realmente esistiti e quindi la loro, diciamo, realtà storico-anagrafica è uno stimolo alla curiosità di noi lettori. Ora ecco la pipì a letto, la pipì intercettata dai capelli della vecchia, circoncisione 1, circoncisione 2, si parla anche di
problemi, diciamo, genitali del piccolo Mari, alla fine devo congratularmi con me, se ne sono uscito. Uscitone, e considerando dalla specola alta, tutta quella pena e quel turbamento diventano letteratura, ma starci dentro garantisco che non lo erano letteratura, erano vita. E concludo con questo brano, sempre dal romanzo. Nel 97 regalai a mio padre una copia di Tu sanguinosa infanzia, che è il primo libro importante di Mari. Non mi disse nulla, né me lo aspettavo. Non avendo mai fatto commenti sugli altri miei libri, e andava bene così. Qualche tempo dopo, però, una domenica pomeriggio, lo vedo particolarmente corrucciato e come fosse sul punto di dirmi qualcosa. E infatti, passati 20 minuti, vuota il sacco, con aria levemente non troppo offesa, mi comunica di aver preso atto che la mia memoria è molto selettiva. Al mio sguardo interrogativo risponde con una protesta che in realtà aveva sempre messo in conto. Avere io trattenuto e letteralmente condito in tutte le, di tutte le cose successe, alcune anche belle, solo le brutte. Memoria selettiva, appunto, memoria Pisanello. Mi permisi di obiettare che la memoria può anche essere pietosa e mi sembrò di aver detto fin troppo. Cogliesse o non cogliesse, spostò la conversazione su un piano epistemologico-deontologico, sostenendo che la letteratura non dovrebbe essere mai impiegata per un regolamento di conti, che figuriamoci è una delle sue principali funzioni. Preparandomi a controargomentare, gli diedi momentaneamente ragione, ma sfruttando quel momento di vantaggio disse «Ecco!» e mi fece capire che la conversazione era conclusa. Mia madre invece è delusa per il motivo opposto. Visto il titolo credevo che ci avessi dato dentro. Esasperato, il figlio grida «Vedetela fra di voi» e corre a rifugiarsi nelle braccia della letteratura, unica dea. Vi ringrazio e spero di avere dato un quadro un po' affrettato, ma avervi dato un'idea di come è fatto il libro e di come potreste usare questo... un'opera che è così complessa ma anche così intrigante per i vostri studenti. Grazie mille, davvero davvero molto interessante, hai dato molti suggerimenti, anche piste di lettura. Quindi chiedo ai docenti che sono collegati se hanno delle domande da porre ai relatori o se vogliono condividere delle esperienze di lettura di testi che appunto hanno usato in classe e che possono essere fototesti o testi in cui appunto parole e immagini sono fortemente collegati e se hanno appunto fatto delle esperienze di questo tipo. Intanto che aspettiamo, io mi ricollego a quello che ho detto all'inizio, quando ho presentato Giuseppe Carrara, perché appunto in università il 24 marzo, il giorno prima del Dante Di, abbiamo premiato un concorso fotografico, ovviamente si tratta di un'operazione diversa, però in quel caso abbiamo chiesto agli studenti, appunto è stato un progetto organizzato dall'ADI Italianisti, dall'Università di Milano, e appunto dall'ADI Scuola, di cui faccio parte, abbiamo chiesto agli studenti di rappresentare attraverso la fotografia momenti, personaggi, episodi della Commedia di Dante, quindi abbiamo chiesto di trasformare in fotografia il testo di Dante e guidati anche da una foto editor, gli studenti hanno provato a lavorare sull'immagine e sul rapporto immagine-testo a più livelli e ne sono usciti appunto delle elaborazioni davvero interessanti, hanno giocato con le ombre, hanno giocato, quindi molte foto che vedevo anche nei testi precedenti seguono una logica che appunto gli studenti hanno compreso e hanno riprodotto in quel caso e i docenti che hanno partecipato al progetto che è durato diversi mesi hanno proprio evidenziato come questa attività di far tradurre in immagini o in fotografie, poi gli studenti sono bravi perché hanno sempre in mano il cellulare, è un'operazione didattica molto importante perché è un modo per far riappropriare un testo ai ragazzi che sono competenti proprio nelle e interessati all'uso delle immagini, quindi un'operazione che si può fare è proprio leggere e studiare in classe i fototesti e poi come esercizio di riappropriazione a partire invece da testi che non sono fototesti far realizzare fotografie e immagini a corredo di questi. In altri incontri che abbiamo organizzato per gli insegnanti si era parlato anche del cosiddetto testo aumentato, no? E quindi che è un'altra cosa ovviamente, ma di far realizzare
ai ragazzi proprio il corredo di immagini a completamento di testi anche dei programmi della tradizione. Quindi sicuramente il lavoro con le immagini merita e oggi è una pista che si può seguire in classe. Tanto controllo, sì, al momento appunto non ci sono immagini, non ci sono una cosa neanche indicazioni. Sì, prego. Su quello che hai appena detto, anche io l'anno scorso ho tenuto un laboratorio in università che si intitolava Parola Immagine, a cui ho chiesto agli studenti di illustrare con delle foto preesistenti, immagini, qualsiasi tipo di immagine, dei racconti che ho assegnato loro. E mi sono reso conto, con mio grande stupore, che se nella mia intenzione quell'esercizio serviva per far capire a loro come funziona il dialogo fra testo e immagine, in realtà nel concreto era servito a loro per capire i racconti. Perché poi, quando hanno dovuto spiegare perché hanno messo le immagini, in realtà mi facevano un'analisi del testo in una maniera completamente diversa. E quindi l'ho trovato un esperimento anche all'università riuscitissimo. Bene, quindi può essere una strada che si può sperimentare. Quindi qualcuno dei docenti collegati ha provato a realizzare dei progetti o delle attività unendo testi e immagini, oppure ha provato a già a far leggere in classe alcune di queste proposte? Se avete osservazioni, prego. Intanto chiedo anche ai relatori se ci sono altri testi che secondo voi, oltre a questi che avete presentato, possono essere utilizzabili in classe e per quale fascia di età per fare un lavoro come avete prospettato. Dunque, fototesti ce ne sono tanti. Sui fototesti letterari diciamo che andiamo... Per quello che so io, però chiederei conferma a Giuseppe, che è più esperto di me, andiamo su cose che sono davvero molto raffinate e sperimentali e quindi hanno una spendibilità ridotta. Sull'agenda privata di Mari devo dire che la storia familiare proprio raccontata è invece leggibile. È leggibile, ma non solo è leggibile ed è usabile in classe. Secondo me gli piace pure, io l'ho fatto alle matricole, l'hanno adorato, ma anche farlo negli ultimi 2 anni si può fare benissimo perché si legge bene, non ci sono grosse difficoltà e poi perché alla fine conta anche la potenza delle storie che si raccontano e questa è una storia potente, la storia di questa famiglia, di questo padre cattivissimo, di questa madre dolente, è una storia potente che secondo me ha un potenziale comunicativo molto molto alto. Poi però chiedo a Giuseppe se ha suggerimenti più specifici, sì, più dettagliati. Che a scuola potrebbe funzionare, che secondo me non è bello come il libro di Mari, è La ragazza con la Leica di Elena Janicek, perché in fondo anche lì la storia è una storia che ha un grande impatto, perché si tratta della guerra civile in Spagna, racconta l'amore tra una fotografa, Gerta Taro, e un fotografo, Robert Capa, quindi in fondo la storia classica di amore e morte in un contesto bellico, quindi la storia è molto avvincente. E potrebbe quello a scuola non funzionare bene. Di questo penso sia un testo che qualche docente ha utilizzato perché è circolato anche, soprattutto appena pubblicato nelle scuole, quindi alla portata anche dei ragazzi. Sì. Vedo che non ci sono domande. E allora chiedo un'altra cosa, quindi sposto un po' magari il discorso su un altro piano. Ma ultimamente, in questi ultimi anni, di fatto nella scuola si è affermato, soprattutto forse negli ordini inferiori, nei gradi inferiori, appunto, la tendenza a utilizzare proprio testi, libri, dove appunto l'immagine ha un ruolo importante. Stanno diffondendo tanto appunto i silent book, si stanno diffondendo tanto appunto i graphic novel, quindi come si può, cioè quali possono essere le differenze? Ovviamente col fototesto siamo a livello più complesso e quindi da intenditori. Ma quali possono essere i vantaggi e
qual è lo sguardo che l'insegnante può suggerire ai ragazzi proprio nell'utilizzare graphic novel oppure silent book, quindi su che cosa si può lavorare e proprio raffinare lo sguardo peso dei ragazzi, perché sono, come dicevate più volte, immersi in un mondo di immagini, ma spesso non sanno guardare bene e non sanno neanche cosa guardare. Non è facile, no? Sì, è una domanda molto difficile. Hai detto una cosa che comunque tutto sommato mi ha colpito, perché è vero che tantissimi graphic novel hanno una leggibilità immediata, però molto spesso io credo che capirli davvero sia più difficile certe volte di molti fototesti, perché lì davvero la stratificazione dell'immagine, la sequenza delle vignette è davvero costruita, soprattutto quando sono ben fatti. Cioè, penso banalmente a Zero Calcare, a guardarlo sembra di una facilità impressionante, in realtà c'è dietro una complessità di livelli non indifferente. E io forse mi verrebbe da dire anche che in realtà di fronte a molti di questi fototesti, proprio perché queste studentesse sono così in realtà implicitamente coinvolti in un panorama mediatico in cui le immagini sono in contesti talmente diversi, in realtà potrebbero fare meno fatica di quanto pensiamo a raccapezzarci, sì. O quantomeno meno fatica di quanto abbiamo fatto noi per iniziare a capirli. Sì, su questo sono d'accordo, nel senso che loro hanno un allenamento alla visività che comunque a me manca anagraficamente. E quindi non sono neanche d'accordo sul fatto che non sappiano guardare bene, secondo me guardano molto bene, sono molto attenti ai particolari iconografici. Certo, bisogna scegliere proposte che vadano incontro. Ecco, io sul graphic novel, che non è fototesto, però lì vedo invece ampi spazi di manovra, perché la produzione di graphic novel è ormai amplissima, si colloca tra l'altro a diversi livelli di complessità, eccetera, eccetera, eccetera. Lì secondo me si può sperimentare tanto didatticamente, perché hai anche un'offerta talmente ampia che ti rende più agevole scegliere e orientare a seconda di quelli che sono i tuoi scopi didattici e la tua platea di studenti. Perfetto, grazie. Vedo che appunto di domande non ce ne sono. Allora, intanto approfitto per dare una serie di avvisi, soprattutto in relazione anche alla programmazione futura, così vediamo se nel frattempo qualcosa arriva. Allora, questo, come anticipato, è l'ultimo incontro per quest'anno del ciclo legato a insegnare per generi. Rimane ancora un'iniziativa che l'università ha organizzato in relazione al ciclo Imparare a leggere le edizioni, un ciclo di lezioni che si concluderà il 3 maggio con una interessante tavola rotonda sul libro digitale e le nuove prospettive editoriali, che sarà coordinata da Paola Italia. Gli ospiti dell'università saranno Giuseppe Antonelli, Isotta Piazza, Gino Roncaglia, Francesco Pecoraro e Emanuela Garbetti. E appunto questo evento sarà in presenza in aula 113 alle 14:30 del 3 maggio. Verrà trasmesso anche in streaming attraverso la piattaforma Teams, come appunto già pubblicizzato, più volte vi ho mandato la locandina del ciclo, quindi questo è proprio l'ultimo incontro invece di quest'anno. Per quanto riguarda invece il prossimo anno, ve ne anticipo sto organizzando insieme a Guglielmo Barucci, Sandra Carapezza e al gruppo di Servono per Vivere. Innanzitutto l'8 settembre, che è un venerdì, poco prima dell'inizio della scuola, in collaborazione con il CEPEL, terremo in presenza, nella mattinata in università, via Santa Sofia, un seminario con 3-4 interventi sull'educazione alla lettura.
proprio rivolto ai docenti, seguito da laboratori pomeridiani tematici con bibliografie e esperimenti di lettura. Quindi proprio in apertura d'anno, appunto in collaborazione col CEPEL, per affrontare questo argomento dell'educazione alla lettura. E queste due mezze giornate sono di fatto indipendenti, quindi si può frequentare o solo la mattina o il pomeriggio di entrambi. L'altro appuntamento a cui accennavo prima sarà il 22 novembre in Aula Magna, la mattina. Ormai è il quinto anno della giornata della letteratura rivolta agli studenti. Quindi ospiteremo studenti che vorranno partecipare di varie scuole. Il tema di quest'anno è legato agli anniversari, quindi faremo un percorso nel romanzo da Manzoni a Svevo. E quest'anno lasceremo l'ultima parte, insomma, della mattinata per la presentazione dei lavori degli studenti su Manzoni, visto che le scuole stanno lavorando anche l'anniversario manzoniano, faremo in modo che gli studenti possano presentare agli altri studenti appunto i loro prodotti, le loro interpretazioni del testo manzoniano. Quindi al momento abbiamo queste due date, l'8 settembre per i docenti e la mattina del 22 novembre per gli studenti. Poi sicuramente riprenderanno, come molti di voi ci hanno chiesto, gli incontri online che permettono la partecipazione anche di quei docenti che comunque lavorando lontano rispetto a Milano non avrebbero altrimenti la possibilità di usufruire di questi incontri. Quindi continueremo con un ciclo più generale legato anche all'educazione civica e appunto poi con gli incontri mirati dedicati alla letteratura moderna e contemporanea. Pensavamo anche a testi adatti spendibili anche nel biennio, che normalmente, come avevate detto la volta scorsa o mi avete scritto, spesso appunto il biennio è un po' più trascurato da incontri di formazione. Ecco. Quindi sì, come vedete in chat, mandiamo tutto, tenete d'occhio appunto il sito materiale Avvisi, ma poi comunque a tutti coloro che hanno già partecipato, che sono inseriti nella mia mailing list, mando come sempre appunto gli avvisi. Quindi vi manderò un ultimo messaggio con appena ho le locandine o comunque alcune date sicure verso maggio, insomma, in previsione del prossimo anno. E intanto vi ricordo di firmare in chat il presente. La lista, il link che è presente appunto per questo incontro, per il certificato di questo incontro. E poi volevo anche aggiungere che appunto vi ho messo in chat il link del nostro sito. Il sito è un po' un work in progress, nel senso che noi non mettiamo soltanto le locandine delle iniziative, ma stiamo costruendo una sezione materiali dove trovate appunto dei materiali. Sono usabili o comunque leggibili per approfondire questo o quell'argomento, quindi vuole essere diciamo così, un contenitore di anche suggerimenti, piste, eccetera. Dopodiché ci vuole però anche il vostro contributo perché le nostre proposte siano efficaci, cioè non può essere un discorso a senso unico, deve essere un dialogo. Quindi dovete anche segnalarci che cosa quali sono gli argomenti che vi piacerebbe approfondire, di cosa vorreste discutere, o suggerimenti e proposte, ecco, da parte vostra. In questo senso, perché noi ci muoviamo anche secondo, cercando di rispondere a dei bisogni e esigenze, so, serve anche a noi, viceversa. Certo, io intanto vi ho messo in chat, giusto come esempio, innanzitutto il link al canale YouTube. Se voi vi appunto iscrivete, poi ricevete le notifiche quando inseriamo dei video. I video di questi incontri li metteremo probabilmente in autunno, cioè lasciamo passare un po' di tempo. Trovate però i video degli incontri in passato. Vi ho messo anche direttamente altri due interventi che riguardano i nostri relatori, appunto quello di Giuseppe Carrara su Dante del 24 marzo, anche se in realtà è un po' per frammenti, per questioni di registrazione, e poi appunto quello dello scorso anno su Vittorio Sereni, di appunto Elisa Gamber, ve li ho messi direttamente. Comunque sono divisi per argomenti, per liste, quindi potete rivedere alcuni incontri passati. Vedo intanto che nella sezione domande e risposte Francesca Versino fa un'importante osservazione, e quindi la ringrazio come sempre per i suoi interventi così acuti e pertinenti, visto che tutte le volte contribuisce in maniera attiva. Confronto forse un po' azzardato,
In qualche modo Petrarca, con il canzoniere, costruisce un romanzo di frammenti lirici, che sono altrettante tessere fotografiche, il vento tra i capelli di Laura, Laura che si immerge nelle acque di torrente, che viene coperta da una pioggia di fiori e di feticci, il gruppo di sonetti dedicati alla bella mano, o sempre i capelli, gli occhi. Un antesignano dell'iconotesto, suggestione davvero interessante e pertinente. Questa è una domanda molto bella, secondo me, per due motivi. Perché da un lato ci fa capire come noi in realtà possiamo utilizzare, magari in maniera anche un po' antistorica, però delle, che secondo me però a scopo didattico funziona benissimo, delle categorie molto più recenti legate alla visualità per capire come funziona la letteratura. Faccio una piccola digressione che non c'entra nulla, però banalmente io ho iniziato ad apprezzare davvero Dante quando ho letto il saggio di Eliot, in cui diceva che Dante è un poeta visivo, in cui quello che conta sono la visività delle sue similitudini. E lì ho iniziato a capirlo davvero. E quindi ragionare così anche su testi del passato, secondo me, è molto utile. E poi in realtà non è neanche così storicamente peregrino, perché forse non sono fototessere, però sono i dipinti sui muri delle chiese, che in fondo non sono altro che scene rappresentate. Il secondo motivo per cui mi sembra una domanda molto interessante è che l'altra cosa di cui noi ci dimentichiamo è che questi manoscritti erano molto spesso illustrati. Ora, nel caso del canzoniere, io non lo so, ma ho sentito proprio di recente un intervento di Marcello Ciccuto in cui faceva vedere dei bellissimi manoscritti di Boccaccio, in cui probabilmente c'è un manoscritto del Decameron con dei disegni in cui ha partecipato direttamente Boccaccio. Quindi in fondo questi, la letteratura, la quarantana di Manzoni, per appunto, che aveva più di 400 illustrazioni di Gonin, in fondo le persone hanno sempre letto i libri con le immagini, e di questo spesso ce ne dimentichiamo, però soprattutto ce ne dimentichiamo perché poi, siccome molto spesso era la letteratura popolare ad avere le immagini, allora ce lo dimentichiamo volutamente. Però è una questione molto importante e interessante, secondo me.